Salve a tutti ragazzi, sono l'Orcane e vi do il benvenuto a questo nuovo filmato. Oggi analizziamo queste 30.000 mani del buon Roberto che mi ha mandato questo pack tipo la settimana, fine settimana scorsa, per cui ho aspettato 5 giorni per questa review, ma ho avuto veramente tanto da fare. E ne ho altre 3 in programma, arriveranno una al giorno, forse 2, visto che adesso sono anche ripartite le lezioni, ho veramente tanto da fare, devo cercare di farle alle 6 di mattina, infatti adesso sono le 7, perché è dalle 6 che rispondo ai messaggi, ma questo non vi interessa, non interessa sicuramente al buon Roberto. Primo consiglio che potrei dare al buon Roberto, che mi diceva che voleva saggioare le parti di People's Poker, è di scegliersi un nick diverso, cioè una figata. Roberto scritto in questo modo, ma consiglierei un nick minuscolo semplicemente perché è meno riconoscibile. So che sembrano stupidaggini, ma se pensiamo anche che queste mani sono state giocate a un tavolo Zoom, in realtà salta proprio all'occhio avere un nick scritto tutto in grande, ve lo assicuro. Se vedete anche molti reg, sono veramente in pochi quelli che, cioè sono in molti quelli che partono dai livelli bassi col nick maiuscolo, sono in pochi quelli che arrivano al nick col nick maiuscolo ai livelli alti. Sarà un caso? Forse sì, forse no. Comunque cerchiamo di capirci qualcosa di queste mani. 30.000 mani, abbiamo fatto un 1150 di rake, facciamo meno 125 con un EV di meno 590, e dite, oh, ma sono un sacco di soldi. No, sono tipo un 8 di differenziale V, dopo andremo ad analizzare, anzi possiamo analizzare subito visto che ho ancora il filtro di qui sopra. Ho ordinato le mani per differenziale V. Qui per esempio prendiamo un differenziale V molto alto, e perché le mettiamo con KK per flop al 18%, GG, chiaramente imparabile questo colpo, comunque poi siamo anche capaci di settare ogni tanto, quindi già qua c'è un centello di differenziale. Le mettiamo con donna donna 18. Qui questo 9-9 è leggermente overplayato, ma è uno spot che ci può stare. Brocchiamo small contro cutoff, anche se il giocatore era un po' nitido, ci può stare. Comunque andiamo a scoppiettarli, poi con una K siamo sempre buoni, cheat 30%, tutti gli altri che andiamo a vedere proprio sotto sono colpi con un alto differenziale. In realtà, se il day manager la smettesse di laggare, abbiamo colpi al 70 70 70 70 70 80 80 90 70 70 80 80 80 80, un sacco di numeri, ma in realtà non è che sia colpa nostra se abbiamo rannato qui. Più che altro è stato un EV un po' infingardo, perché ci ha riempito di cooler così, pam, in faccia. È come viaggiare sereni per terre lontane su un treno di quelli ancora a vapore, sporgersi dal finestrino per vedere la bellezza della natura e pam, un palo postale sulla faccia. Per carità, potevamo stare leggermente più attenti in alcuni spot, ma se Dio ha messo lì quel palo, cosa possiamo fare? Non lo so. Se siete cristiani, nulla. Se non siete cristiani, potete prendere il solito calendario e partire dai santi partendo dal 1 gennaio. Ma vabbè, battute a parte, c'è stato un po' di run, niente da dire in queste mani. Ci sono anche stati degli spot interessanti, ma non tanto in spot generali. Adesso andremo a dare un'occhiata anche alle linee di stazza, eccetera, ma più che altro nelle linee specifiche, magari con read specifica, eccetera. Andiamo a dare un occhio comunque alle stazze in generale, poi le andremo a vedere nello specifico e via dicendo. Allora, l'impostazione di gioco va sicuramente bene, un 22-17, leggermente chiuso, ma può andare per un 6 max, non ci sono dubbi a riguardo. Non stiamo squizzando molto. Questa è una cosa che ho notato, sono andato a cercare diversi spot di squeeze e ho visto degli spot dove missa un po' di value quando c'è l'unico fish al tavolo, non ce ne sono tantissimi. Se prendiamo questa tavola, per carità, abbiamo un 20-10 su 30 mani, che è un buon segnale, ed è mid stack, ma sono poche mani, ma non è proprio il fish, sì, è il fish, intendo ovviamente, chiaramente, ma su poche mani, è presto per dirlo. Ma a noi interesserebbero giocatori tipo Vizumbo, che ha un 40-20 con 5 di 3-bet, quei soliti giocatori con alto gap. Anche giocatori come Neji, quel giocatore che vedete in questo momento under the gun, non sono giocatori, cioè non è proprio il fish, il vero fish, è quel regular con un profilo piuttosto nitty che si perde, o meglio no, non vince, ma non andrà a perdere molto in maniera esplosiva, per cui quei 2-3 BB100 che perderà nel long term sarà più o meno il nostro profitto, diciamo, di media. Comunque non che questo tavolo sia malvagio, in realtà se guardiamo solo il profilo delle statistiche c'è qualche giocatore piuttosto in gamba, ma non è certo il field che vorremmo, però ormai il punto T esiste da un tot. Comunque detto questo, che non c'entrava moltissimo, andiamo a vedere la linea di stazza. Sì, parlavo dello squeeze, sarebbe naturale avere una linea di squeeze un po' più matura, con un po' di lettura extra in varie situazioni, visto che io in certi spot missa di una parte di bluff piuttosto utile e perde una parte di valle quando l'unico fish del tavolo entra nella mano, ma lo andremo a vedere perché ho marcato un paio di mani a riguardo. Ok, comunque la linea di range posizionali che andremo a vedere nello specifico a brevissimo. Attenzione alla linea di fold al restill, che è abbastanza più alta perché da under the gun stiamo difendendo comunque parecchio. Ottima la linea di difesa blind versus blind, ottimo l'atteggiamento nei cibettati, 50-50 veramente adorabile, ottima linea. Stiamo check foldando
lavorando un po' tanto e abbiamo un basso When to Showdown. Questo può essere probabilmente il leak maggiore probabilmente che Hiro ha nelle sue mani. Un basso When to Showdown, un alto Check of All Flops per Flop Razor, ci abbassa la rossa e fa sì che i nostri avversari possano intraprendere linee esploitative maggiori. Se siamo contro un field che ha sicuramente database su di noi, perché non possiamo pensare che il field di Starstyle 50 non usi software, allora in tal caso tendiamo a essere abbastanza exploitabile. Ok, la linea comunque in generale, sia quando stiamo cibettando, sia quando siamo noi, diciamo, a difendere contro una cibetta, ok, la linea di Aggressor, benissimo sulla linea di Dong, bellissimo sulla linea di Bat vs Smith. Dalle stats, niente da dire, un ottimo profilo. E andiamo a dare un'occhiata però a un paio di range posizionali prima di continuare la nostra read. Under the Gun stiamo aprendo un 15 che può sicuramente andare. Andiamo a vedere la composizione del range. Abbiamo su 2 su 5, abbiamo 6 5 6 7 8 7 6 7 8 6, che va benissimo come copertura dei range, perché abbiamo delle combo di 8, di 9, di 7, di 6, di 5. 6 5 sweater potrebbe essere un bottom forse evitabile, perché già abbiamo asso 5 sweater, per cui già abbiamo una copertura di range, ma sicuramente può andare come linea generale, può andare. Andiamo a dare un'occhiata a MP, se mai riuscirò ad aprire questa cosa. Ok, che è di queste qua. Qui può sicuramente andare. Abbiamo pochi 9x, non abbiamo K9, non abbiamo Q9, abbiamo asso 10 che si può andare, K10, Q jack va solo andare. Direi che la composizione di range è piuttosto buona, diciamo che sì, non ho una linea di GTO per il livello, perché è un livello a cui non sto assolutamente giocando, ma direi che è ben coperta. Da questa posizione abbiamo i nostri 7 suited, che è un'impostazione un po' loose, ma suppongo vada bene. Sul field abbiamo un sacco di assi X, ecco, in questo spot non credo metterei così tante. Aspettate un attimo, magari qua siamo alla cutoff, piuttosto che abbiamo molte assi X, asso 9 su 8, ok, asso 7, asso 6, asso 4, probabilmente è un'impostazione di base un po' troppo loose. Non so su quante mani, su 40, su 49, sì, ce le abbiamo piuttosto standard in impostazione. Normalmente un range GTO da qua prenderebbe asso 5, sì, asso 8, asso 9, sì, asso 7, asso 6, asso 4, dipenderebbero un po' dalla read situazionale. I 7x non sono super standard in questa posizione, ma possono andare. La linea di connectors, ok, la linea di carte offsuit può andare, con un po' tanti 9x che non sarebbero super standard, sì, vanno bene, diciamo, in linea esploitativa contro certi giocatori, non li metterei proprio super standard nel nostro range di anopremi questi spot. Andando a vedere bottone, abbiamo un sacco di KX che vanno bene solo unicamente, cioè solo, insomma, vanno bene K8 meno, diciamo, è quella parte di range che ci viene da bottone, soprattutto contro certi tipologie di giocatori. I nostri 8X, queste mani non entrano molto spesso e va benissimo. Praticamente abbiamo messo tutte le nostre figure suited, probabilmente allargando un po' troppo, ma vedo che comunque Hiro sta facendo profit. I nostri connector ci sono, ok, la strutturazione dei range è piuttosto matura, direi che ci può sicuramente andare. Chiuderei, ragionerei solo su quelle poche combo che ho indicato, giusto per vedere se effettivamente ha senso averle contro questo field, visto che nella nostra impostazione di base, diciamo, di costruzione di range, non sono necessarie, nel senso che abbiamo già dei range ben coperti e ben costruiti anche senza andare a mettere quelle combo. Andiamo a dare un'occhiata alle nostre stats in generale. Ok, comunque i range di unopened, ok, la linea dei tribettati, buona la linea di call in generale, stiamo chiamando poco, stiamo chiamando tanto, è perfetto, benissimo sulla parte dei forbettati. Attenzione un attimo alla difesa contro tribet, che va dai 50 ai 66, difendendo un terzo da bottone, difendendo metà da under the gun. È una cosa che può andare, dipende sempre dal field che stiamo affrontando, ma facciamo attenzione perché stiamo foldando maggior parte del nostro range da bottone, quando in realtà è naturale che la nostra read aumenterà, il range dei nostri avversari tenderà ad aumentare, quindi potremmo voler difendere comunque una metà, diciamo, del nostro range, oppure stiamo chiamando un po' troppo da under the gun. Ma andando a cercare gli spot di linea di difesa di contro 3-bet, Hiro sta giocando molto bene anche post flop. Attenzione che le due cose che un po' inficiano di più le nostre stats sono diciamo il basso squeeze. Stiamo squeezando veramente un 5 da tutte le posizioni, e ho visto che in alcuni spot Hiro sta squeezando combo, per esempio 5-7 suited, 6-4 suited, rari casi, che erano spot dove già il call era marginale, Hiro probabilmente l'è sposta perché è il bottom range di call, ma contro due giocatori contro cui non era assolutamente necessario impostare questa linea. Invece da BB e da Small Blind sta tenendo una linea
un po' troppo nitti sul range a non perdere i nostri avversari. Attenzione al Guangzhou Showdown, che è una delle cose che ci sta costando un po' di più, perché stiamo raggiungendo veramente pochi showdown, pochi un po' da tutte le posizioni, e se noi raggiungiamo uno showdown su quattro, è chiaro che tre volte su quattro stiamo abbandonando la mano in qualche modo. Infatti Hiro sta check foldando un po' tanto in generale sulle quando non betta, sta proteggendo poco il suo range di check, e con un po' di lettura sui nostri avversari sicuramente potremo andare, diciamo, a spostare un po' questo tipo di stats. Molto buona linea di bet flop turn, molto buona la distribuzione di accrescere, buona anche la river call efficiency, che curiosamente è 0-4 da big blind, dove siamo stati un po' trapanati sulla nostra linea di river call, ma andando ad applicare i filtri comunque era uno spot piuttosto standard, nulla da dire. Da lì anche un po' il fatto che da big blind stiamo perdendo un po' di più del normale, ma perché comunque diciamo che il signor Cooler si è calato su di noi con una gran prepotenza ed arroganza. Ho notato sullo spot di VPP, possiamo andarlo a vedere sullo spot di VPP, ma non importa troppo, tanto mettiamo VPP true, preflop raise falso, ok, giusto per vedere proprio tutti gli spot senza filtrare mani, non ci interessa. Gli small blind stiamo perdendo un po' tanto, ma andando a vedere le mani abbiamo settato e siamo morti top pair contro spewer, e siamo morti anche se questa si poteva giocare in maniera diversa. Un cucù che brocca il flop all'8%, cucù rotto, già questa mano è rotta, cioè diciamo che qui il motivo del fatto che siamo negativi non è l'aver giocato male, è l'aver beccato questi tre colpi a grand stack con mani molto molto forti, a parte forse a suku che era evitabile. Stesso discorso da bottone, dove sì, dice oh perdiamo 200, perdiamo 4 buy-in, sì, con doppia, con full, con set, con colore su questo board, e gli dice ma come hai fatto a perdere con una mano del genere con colore? Presto detto, insomma, se noi abbiamo colore al lasso non vedo perché su questa turn possiamo migliorare o non ci possa girare una scala colore, no? Per cui direi che The Manager non ce la fa più. Se perdiamo anche la bottone, se pensiamo in queste mani dove brocchiamo set colore all'asso full e doppia coppia su questo flop mettendola al 50 per coppia nel combo draw, è naturale che siamo un po' sotto. Non è questione di aver giocato male, è questione che Hiro è stato vagamente coolerato, per cui è buono lo spot di VPP, è buono lo spot di apertura, è buono lo spot di difesa contro 3-bet, anche se da bottone possiamo fare un po' di diversamente. Attenzione solo alla nostra linea di Guangzhou Showdown, alla nostra linea di squeeze, alla nostra linea di check fold. Come stats in generale, buona giocata Roberto, buona giocata. Andiamo a dare un occhio a qualche mano specifica per ragionarci un po' su, se no ci annoiamo. Noterete che le mani che ho marcato sono tutti spot deep stack. Normalmente io parto analizzando gli spot deep, arrivo fino agli spot da 40 big blind, poi vado a vedere le mani con differenziale V, ma il buon Roberto si è beccato molti pesci in faccia. Ma devo dire che negli spot medi, a parte qualche linea dove foldiamo un po' troppo, bet foldiamo mani che in realtà probabilmente era meglio o bettare piccolo contro il giocatore sbilanciato così da farsi spiguare un po' in faccia, o piuttosto che bet foldare con size grande, era meglio una linea di check call contro certi giocatori, avremmo aumentato la nostra river call efficiency, ma soprattutto avremmo sfruttato i leak dei nostri avversari. Ma sono spot intermedi, non troppo importanti. In queste mani invece ho trovato qualcosa di interessante su cui argomentare, che è un po' il nostro obiettivo, no? Ragionare e migliorare in ogni spot. Cosa succede in questo spot? C'è un'apertura under the gun, c'è un call di un reg piuttosto sensato. Chi è l'original raiser? È Texas SMBS DBB, che su 33 mani sta giocando tipo 50-50-20, quindi il solito giocatore Fish Agro Speed depolarizzato, anche se qua per ora è depolarizzato tubero, sta raisando e tribettando tutto. In questo caso sarebbe meglio avere una linea di squeeze, anche perché lo spot è deep stack, stiamo giocando 100 per, stiamo giocando contro un giocatore piuttosto agro pre, piuttosto pazzerello. Qua sicuramente se non squizziamo a succo in questo spot, il nostro range di value è troppo piccolo. Il nostro range di bluff, essendoci original raiser, fish e giocatore che chiama reg sensato, semilose aggressive eccetera, in questo spot la composizione del nostro range di bluff sarà minore del normale, ma visto che in questo spot abbiamo original raiser, fish e giocatore che chiama sensato e deep stack, il nostro range di value dovrebbe incrementarsi abbondantemente, perché il vero giocatore qua che perde un bilione è Texas, anche se in questo momento è 200 per. Quindi in questo spot ci stava comodamente una linea di squeeze. Possiamo andare a vedere come idea. Inutile pensare troppo a quanto è value contro il giocatore che apre il 50% delle mani, no? Però possiamo immaginare che come parte di value potremmo andare attorno a qualcosa del genere, poi probabilmente potremmo semplicemente depolarizzare il nostro range e andare a pigliare la nostra parte di value strong, e vedete che siamo già attorno a un 10%. La parte di bluff qua è molto ridotta, perché semplicemente abbiamo
abbiamo poco emotivo per blefare questo spot contro questo giocatore. Su 50 mani questo giocatore perde perché aggra troppo, non tanto perché folda troppo, per cui se noi qua siamo attorno a un 10%, e per dire ho messo queste per arrivare a un 10%, adesso lo value, qui non abbiamo messo nessuna parte di blef, non siamo andati a ricomporre il nostro range, qui non mettere asso Q è un po' un reato contro il valore atteso. Comunque poi su questo board molto dry, benissimo la linea di check, popotta, qua andiamo in check raise, può andare, tanto creiamo le size per commentarci turn facendo questa size un po' dei 35. Ricordiamoci che contro un giocatore di questo profilo dovremmo bloccare praticamente any turn, cioè non c'è un turn che veramente ci preoccupa, perché questo up al 50% delle mani ed è inutile andare a pensare ma avrà 4 quinti di questo, 4 quinti di quello, questo è un giocatore che perde perché perché betta a caso, questo turn infatti può andare bene, poi oppo qua push, noi chiamiamo, oppo gira 69 suited, grande mano feticcio giocata un po' a caso al nostro oppo, ma abbiamo, diciamo che abbiamo bloccato su un piatto relativamente piccolo contro un range che era estremamente grande e missando un po' di costruzione di value nel nostro squizzato, che è una delle cose che manca a Iro, andando a filtrare per questo spot ho trovato un paio di mani, questa era un po' la più interessante proprio per via della composizione del range del nostro avversario pre-flop e post-flop. Questo spot, sì ok, questo me lo ricordo, è un'altra situazione di squeeze non super motivata, un attimo che compaio le stats, cosa succede? Apre apre UTG più 1, 19-16-5 e giocatore molto semplice come tipo di impostazione di gioco, chiamo un 24-19, qua andiamo a squizzare in posizione contro questi blinds. In realtà contro questi blinds non era super necessario perché abbiamo due bui che uno non ha mai tribettato su queste 300 mani, non ha mai tribettato, l'altro tribetta il 5, qua abbiamo posizione, abbiamo lettura specifica, abbiamo giocatore che betta 0 verso Smithset che fold 88 qua e abbiamo giocatore che ci betta sbilanciato che check fold 90, era una situazione molto figa per avere una linea di call call piuttosto che una linea di squeeze aumentata, anche perché questo avversario soprattutto a tasso folda molto poco pre e folda pochissimo nella sua linea post flop, nei tribettati veramente non folda mai, un 38-0 cosa significa? Che il suo range è composto in difesa da tante pair e quando ne chiama una al flop difficilmente vuole foldare sul turn, quando invece mostra debolezza cercando questi spot folderà, over folderà veramente tantissimo, quindi era un buono spot per avere una linea allargata di call piuttosto che una linea allargata di squeeze con questo tipo di mani. Possiamo allargare value contro un giocatore del genere, ma non andrei a mettere queste mani che stampano soldi chiamando. Comunque con la 1 non ci stupisce, folda l'altro. Board texture buona, comunque da avere una linea di bet. Su questo board il nostro oppo folderà molte mani che noi non bloccheriamo, ma non dovremmo allargare troppo, perché questo giocatore tende veramente a non foldare mai. E su questa board texture, quando noi bettiamo una, dobbiamo pensare alle nostre frequenze. Qua stiamo bettando una linea in balance con il nostro range, soprattutto se stiamo squizzando 7-5. Va bene mettere una bet frequente su un board di questo tipo, ma sul turn possiamo ribarellare veramente poco, perché possiamo sì ribarellare un asso se ci pensiamo, perché villain nel range, visto che non folda molto, avrà delle combo di KQ, KJack 10-10, 9-9, 8-8 che non sta forbettando, ma difficilmente un altro una ribarre sul turn blank potrebbe funzionare. Qua comunque andiamo a bettare, la size può anche andare, un terzo e non squizzato va benissimo, quando però ci chiama la prima poi sul turn e andiamo a bettare, quindi il range di call di oppo resta lo stesso, KQ, KJack, KJack non c'entra niente, KQ, KJack 10-10, 9-9, ok, 8-8, 7-7, 6-6-5-5 le gioco uguale, no? Perché questo turn per lui è chiaramente un blank. Poi sul river esce un 6 e qua andiamo a pushare, se non ricordo male. Forse sì, sì, okay, esatto, andiamo a pushare contro questo giocatore che ha difeso la prima, già la seconda era un knee, la terza non abbiamo motivo di ribarellare, attenzione solo perché nella nostra costruzione tutto parte da un preflop un po' overplayato in questo spot specifico e poi su questa board texture contro questo tipo di giocatore la linea è un po' troppo trasportata in avanti perché non c'è una lettura specifica per impostare una 3 barrel su questo board con questa parte del nostro range, chiaro che è una parte molto debole del nostro range, non vinceremo mai lo showdown, ma già preflop contro questo giocatore dovremmo argomentare per non avere questo tipo di mani nei nostri range. Andiamo a vedere questo asso EQ suited, perdonato il demerger ma sta facendo una fatica blu in questi giorni. Allora che succede? Apriamo, vediamo fanta tribettati 4 pair da giocatore piuttosto spiwi, soprattutto preflop,
andiamo a difendere, ok, su questo board andiamo a cercare, su questo giocatore non abbiamo molte read, chiaro è che comunque il board è estremamente dry, la mano è anche piuttosto forte, bettare in questo spot può andare, ma abbiamo delle mani migliori da trasformare in bluff. Comunque su questo turn-up betta, ha una linea di aggression aumentata, 1-3-50, quindi un giocatore che tenderà a ribarellare spesso. Andiamo a difendere su questa turn, su questo river oppo betta e noi andiamo a ripushare. In realtà se noi pensiamo a reggere il nostro avversario, ha cercato flop, ha bettato turn, ha bettato river, avrà molta air, cioè molte mani deboli, proprio deboli, e ora lasciamo stare cosa bloccheremo, perché non abbiamo un vero range di 3-bet nel nostro avversario, perché dalle poche mani che abbiamo è un 40-30-20. Il punto è che qui siamo abbastanza avanti al suo range di river bet per voler difendere, nel senso che sta mettendo 10 euro su 25, ci basta vincere veramente poche volte, quindi siamo sicuramente in più con una difesa proprio esploitativa, ma quando andiamo a raisare stiamo investendo 40 per vincere 35, dobbiamo vincere un tot numero di volte, e se pensiamo al range del nostro avversario con cui fa questa move, non facciamo foldare una mano migliore della nostra, per cui se il K ci chiama, se il 7 ci chiama, se il 5 è un giocatore di questo profilo, non lo vedo molto in bet, perché generalmente sono giocatori che ci accollano un po' di più, per cui se nel suo range c'è, per capirci, 6-6, 8-8, 9-9, 10-10, K-10, K-Jack, mani simili, non le folderà, per cui questa bet in realtà non fa foldare nulla che ci sta battendo e non prende valore extra dalle mani che folderà river, perché comunque ne stiamo battendo parecchie, e quindi tecnicamente non abbiamo motivo, perché non stiamo bloccando nulla, poi stiamo bettando su un turn sul river rappresentando un quadro che non abbiamo qua. Su questo river avrebbe avuto senso per esempio aver avuto, non lo so, nel nostro range cosa potevamo avere, Baku, su, perché talmente dry questo flop che è difficile trasportare un range sul turn e sul river, è difficile bilanciarlo, ma aver avuto anche solo una carta quadri, un asso no, perché in realtà avevamo showdown value, un Q, un K no, perché avremmo avuto top pair, quindi sarebbe stato un easy call al river, un Q suited, Q jack, magari col Q suited avremmo potuto volerla giocare uguale, almeno avere un blocker sulla linea di valore del nostro avversario. Invece andiamo a risare un po' random, diciamo, poi il nostro oppo qua con 9-9 ci può stare, nel senso da parte del nostro avversario, ma il nostro raise river non avrebbe fatto foldare nulla che ci stava effettivamente battendo, quando in realtà contro il tipo di giocatore avrebbe probabilmente stampato soldi in linea di difesa, stando a quanto il nostro oppo ha puntato e quanto forte poteva essere il suo range su un board cap che partiva da K7-2 con stats in aumento di aggression. Mini raise call, questa è una mano un po' particolare, andiamo a squizzare, ci sto, la size va anche bene, 4,5 per su apertura 2 per, possiamo anche voler uscire a 5 euro, anche perché il nostro avversario, che è PRM, è un 20-10-2, quindi folda veramente poco, 20-20, tribetta molto poco, gappa molto sulla linea di call, quindi qua chiamerà veramente tantissimo, quindi una 6-5 per andava bene, ma non cambia assolutamente granché, il nostro oppo ci colla, esce un flop jack 4-3, noi andiamo a bettare la prima, va bene, anche sulla 6 ci possiamo sicuramente stare, e il nostro oppo colla, tarnation 7, il nostro oppo check, noi andiamo a bettare, il nostro oppo ci check raise. Ora so che in linea di GTO foldare questa mano non si può vedere, no? Il nostro oppo ha 20 euro, il pot è 45 euro, e su questo board noi pensiamo, ma quel piatto è grande, non possiamo foldare, abbiamo 30, il pot ha vinto, e sono abbastanza d'accordo, infatti non è che è brutto bloccare in questo spot, va bene. Pensiamo al profilo però del nostro avversario, che è un 20-10-2, uno di aggressor, 20 di riverbet, è un giocatore proprio facile face up, che ci sta dicendo cosa è in mano. Pensiamo al suo range, quindi è un giocatore che tribetta il 2, no? Per cui asso jack che bloccheriamo, è una mano che avrebbe potuto voler giocare uguale, soprattutto con l'asso di quadri che bloccheriamo, potrebbe avere k jack, ma decisamente non avrebbe check risato turn, avrebbe chiamato ancora, q jack avrebbe chiamato ancora, jack 10 avrebbe chiamato ancora, 8-8-9-9-10-10 che non sono nel suo 3-bet range avrebbe chiamato ancora, che potrebbe risarsi turn, ok, 6-5, una mano che ci sta, no? Se ci pensiamo l'avrebbe giocato uguale, non vedo molte combo di doppie, non credo proprio che oppo qua ci giri 3-4, 7-4, 7-3, jack 7, sembrano veramente mani che non hanno senso, ma se avesse avuto 8-8-9-9-10-10 forse QQ è una mano che potrebbe giocare così, anche se almeno metà delle volte gliela metterei in tribet preflop, perché comunque tribetta poco, ma su apertura per 2 spero che anche lui tiri fuori un paio di maracas e inizia a tribettare qualcosa, per cui diciamo battiamo un paio di combo di donna a donna
Jack Jack probabilmente la giocherebbe uguale, 7-7, 4-4, 3-3 la giocherebbe uguale e 6-5 la giocherebbe uguale. Abbiamo noi l'asso di quadri, per cui è inutile sperare che Oppo possa avere una combo tipo asso 5 di quadri, che probabilmente avrebbe giocato allo stesso modo viste le frequenze. In realtà qua in linea esploitativa temo proprio che folderei. Se avesse chiamato direi che avremmo anche messo un'altra strada di value sul river, visto che veramente quando ci chiama una ci chiama due, qua tipo sempre un jack x, quindi Jack, Q-Jack, forse addirittura Jack 10, e quindi diverse combo di pair, per cui a meno che River non esca, magari un K sul quale dovremmo fare una size un po' più piccola, direi che River possiamo voler bettare sempre. Difficile foldare questa mano, niente da dire, probabilmente è standard broccare, probabilmente, però il nostro Oppo qua ci gira veramente sempre le stesse carte, perché è proprio nella sua natura, no, giocare in questo modo, quindi con un po' di lettura qua potevamo probabilmente risparmiarci un soldino, poca roba, su 30.000 mani poca roba, anche perché io faccio un po' il galletto, in realtà ho trovato tipo 10 mani su 30.000, GG. Comunque vediamo un attimo questa donna, cosa capita, c'è un'apertura, ok, solita, andiamo a tribettare, certo il nostro Oppo ci tribetta, ora qua siamo leggermente più che 100 per, ma il nostro avversario è un giocatore particolare, nei tribettati post flop a 30-0 di frequenza, a 9 di 3 bet e 1 di 4 bet su 600 mani, quindi diciamo che è piuttosto poco. Il punto è che post flop è un giocatore 33-0 e noi giochiamo fuori posizione. Qui Hiro decide di andare a chiamare, e poi dobbiamo pensare però a cosa comporta questa linea di gioco: 10 di bet verso Smith, 30 di 10 bet flop turn, 30 0 flop turn, bassi fold nei tribettati, basso fold preflop, basso nei tribettati, forbet è forbet all'1, 1.3, quindi chiaramente il suo range di forbet non è estremamente grande, quindi qua ci sta comunque, il suo range è piuttosto forte preflop, non è proprio una gioia bloccare con donna donna preflop. Ma se noi chiamiamo solo, praticamente stiamo pescando 4 carte, perché il turn andrà sempre, il flop andrà sempre check check in sostanza, quindi diciamo che abbiamo perso un po' di equity sulla nostra mano. Poi andiamo a checkare per check raiseare contro un giocatore che forbetta l'1 e ci betta il 30, per cui diciamo che sta il range percepito di continuation bet di questo giocatore è asso asso, se ci pensiamo, è una cosa concettuale, non è vera questa cosa, ma pensiamo che se questo giocatore ha 1.3 di forbet, non è vero perché abbiamo poche mani, però 1.3 è questo range, e ci betta un terzo di questo range, il range percepito di cibetta è tipo asso asso, no, in questo caso, per cui un conto era broccare preflop, dove Oppo poteva broccare con un range di questo tipo, possiamo immaginare, quindi donna donna poteva fare un po' di profit, ma se noi contro un range del genere che già è super strong andiamo a chiamare, poi esce un board di carte basse e andiamo a prendere il suo terzo di continuation bet su questi board, praticamente ci stiamo schiantando contro questo range, no? Contro questo tipo di mani. Preflop in realtà la giocata aveva addirittura più EV che chiamata, perché sappiamo che il nostro Oppo cercherà spesso back, per cui le sue over potranno realizzare l'equity, che è un po' un disastro per la nostra mano, e se poi noi andiamo per andare in check raise contro un giocatore di queste frequenze, probabilmente non è proprio la scelta ottimale. Poi vabbè, il nostro Oppo snappa, per non farci mancare nulla gira gli assi e ci setta pure in faccia per darci un sogno di vittoria sul turn che non esiste perché siamo drawing dead, poveri noi, poveri noi. Ecco, una spot simile ma proprio in lettura sugli avversari un po' più scarsotti, ma no, scarsotti perché in senso dispregiativo, scarsi perché comunque a un livello piuttosto buono, no, il 50 di stars, diciamo che a livello piuttosto, diciamolo, anche se ormai tipo i reg sono scappati, ma ok. Allora tribettiamo cuore picche, che ok, tribettiamo in questo spot e va benissimo, insomma, considerando il tipo di giocatore non ci sono dubbi, size 3.5 per, e veniamo cold forbettati da un giocatore che ha un 20 15 5 20 15 5. So che qua ci dà un 8 di forbet range, ma chiaramente sono le mani sono veramente pochissime, ed è un giocatore 20 15 5 che ci mette a 75 50 e fold a 70-0 e check fold 80, fra l'altro, no? È chiaro il profilo del giocatore, è quel giocatore che ne prova una, che overfolda e restill, che tribetta poco, è proprio sempre lo stesso tipo di giocatore. In questo spot, pensando al nostro range di tribet, capisco che noi siamo offset, siamo fuori posizione, bloccheriamo l'anima e il mondo, perché bloccheriamo a Q, bloccheriamo a K, bloccheriamo a KK, bloccheriamo a Goku, ma qui la move non ha motivo di bilanciarsi con una parte di bluff. KQ chiaramente bloccherà il mondo, per cui può aver senso averla nei nostri range, ma siamo contro il giocatore sbagliato. Proviamo a togliere questo 21-15, che già comunque è una stazza indicativa, no? 20-15-5, le solite stazze. Proviamo a metterci 50-10-5. Ecco, con uno spot uguale nella linea di call for bet, qui semplicemente contro Fish Station non avremmo mai bloccato con KQ, e contro un giocatore del genere non dovremmo farlo. Questo sfortunatamente diventa un fold, perché siamo offside, siamo fuori posizione e non abbiamo premium range nel nostro range, il nostro avversario non è tantissimo, il fattore R va a farsi
friggere, perché per quanto siamo 100 per, poi giochiamo fuori posizione offsuit contro un Razer Tight e quindi fattore R bye bye baby, quindi semplicemente dovremmo foldare un KQ off. È triste, lo so, ma gioca meglio una Sojak Suited in questo spot piuttosto che un KQ off, per capirci. In questo spot comunque non avrei repushato su questo giocatore, poi op, va bene, comunque per non farci mancare nulla girano sempre gli assi, ma non è da stupirsi perché il tipo di giocatore è proprio quel tipo di player. Andiamo a vedere anche quest'altro KQ simile perché è KQ in realtà, non simile perché lo spot è uguale. Un secondo col demander ce l'ha fatta. Cosa succede in questo spot? Apriamo, vediamo tribettati molto lunghi a 5,40 da un giocatore che tribetta 10 e forbetta l'1. Ora, andare a forbettare in questo spot, chiaramente abbiamo zero fold equity contro questo tipo di giocatore, perché è uscito 5 per, e quando vediamo un giocatore 30, 20, 10, ma veramente tanti giocatori con un minimo di sbilanciamento che fanno questo tipo di size, sostanzialmente ci stai dicendo: ehi bro, io broccherò con te, non andare via. Non so, non ho nessuna canzone romantica da dire. Comunque qui andiamo a forbettare con questa mano in posizione, oppo ci colla, poi ok, qua su questo pot broccheremo sicuramente. Il nostro oppo gira a sasso, ma la linea di call avrebbe avuto più senso. Ciao che con quelle size quando ci escono 5 per diventa difficile, ma se pensiamo che KQ off è il nostro top range offsuit, quindi non avremo, per capirci, KJack, QJack off, mani di questo tipo, può aver senso averlo nella linea di call aumentando magari la parte suited, ma su quella size il nostro range di GTO diventerà piuttosto piccolo. Ma non c'è motivo di forbettare in questo spot, se no il nostro call in range diventa troppo debole, perché convertire in bluff una mano del genere contro un giocatore del genere è un po' eccessivo. Abbiamo visto un po' tutte le mani segnate, abbiamo ragionato sulle stazze, abbiamo ragionato su tante cose, non abbiamo ragionato su un'altra cosa che può essere importante. Hiro mi diceva che voleva vagliare l'idea di People's Poker perché ci ha pensato, lui ha giocato queste 30.000 mani con un 20% di back destinata a diventare il 5% nei prossimi mesi, perché sapete che Stars ha già che c'era cambierà la rake back dei giocatori. Io mi chiedo, ma quale rake back, che già non ce l'avevano, però ok, 20% di back su queste mani vuol dire che abbiamo fatto un 220 euro di rake back producendone tipo 1200. Chiaramente su People ci saremmo stampati un 600 di back abbondanti, in più essendo tavoli 5 max ed avendo un cap di rake diverso probabilmente avremmo fatto anche qualcosa in più di rake, quindi magari invece di 1200-1300, quindi col 52% ci saremmo presi questi 700 euro di back in faccia. Con un EV di 120 avremmo fatto tipo 700 di profit, dai, invece che fare negatività, perché se ci pensiamo qua abbiamo fatto 100 di back, meno 100 abbiamo fatto break even, e fare break even è tristissimo, nel senso, è tristissimo, sì, è triste proprio per altri motivi, però fare break even perché un casino ci sta portando via tutta la rake, allora non so cosa dire, oh. Ecco, per cui io sì, consiglierei decisamente a Hiro di pensarci, insomma, non capisco perché andare a mettere i fiori alla finestra della nostra prigione, che bella idea romantica, quando noi mettiamo i fiori alla finestra della nostra prigione, poi generalmente ci troviamo bene, troppe C alle 7 di mattina non vanno bene, e ci troviamo bene e poi non ci troviamo diciamo motivati al voler cambiare. So che l'essere umano per sua natura non è avvezzo ai cambiamenti, ma onestamente nell'esperienza del giocatore di poker sono cose che bisognerebbe sfatare, provare, fare, brigare. Io credo di aver provato any room, any place, anyhow, di alcune room un po' mi sono vagamente pentito, ma era prima del punto T diciamo, e di delle room nuove, insomma, bene o male sono state tutte esperienze piuttosto positive. Comunque la read direi che si può dire conclusa, sentirò il buon Roberto in privata sede per andare ad analizzare qualche spot in linea generale per seguire il suo thinking process. Fra l'altro vedere delle mani giocate qualche giorno fa senza il suo commento e altro mi permettono solo di sollevare alcuni dubbi, così che il giocatore ci possa ragionare su, e magari nello spot specifico aveva la read perfetta per giocare la mano in questo modo. L'importante è che pensiamo al perché. Comunque 30.000 mani, abbiamo visto anche quanta run ci siamo sparati in faccia, ci sta di fare un meno 8 buy-in, figuriamoci, capita anche su 1.000 mani, figuriamoci se non può capitare su 30.000, ma la linea di gioco è piuttosto buona, piuttosto matura, piuttosto balanced, i range sono ben messi, eccetera eccetera. Queste mani giocate su People avrebbero stampato tipo qualche cappino, no, ok, probabilmente forse qualche cappino no, ma probabilmente anche sì, ecco. Quindi a me spiace un po' vedere i giocatori con così tanto potenziale costretti alla marcia,
lavoro in miniera, ricordatevi, come dico spesso, no, forse non l'ho mai detto, ma chi va a lavorare felice in miniera? I sette nani, perché hanno Biancaneve a casa, il proprietario della miniera probabilmente va a lavorarsi volentieri, e probabilmente chi è fatto di crack che va in miniera fischiettando, se no non ne vedo molti altri, insomma, di persone felici che vanno a lavorare in miniera, a parte, a meno che non stiamo parlando di un film sugli zombie strani, dove i nani di Biancaneve sono diventati zombie. I Biancaneve e l'Umbrella Corporation, va bene, questa è chiaramente il segnale che bisogna chiudere questo video prima che le stupidaggini aumentino clamorosamente. Comunque, detto questo, ragazzi, io vi saluto, per il video di oggi è tutto, un saluto alla prossima da Lorcane, ciao ciao.